Bene, vediamo se siamo riusciti a risolvere il nostro problemino tecnico e se qualcuno si collega per questa diretta. Naturalmente io mi scuso con tutti voi, ma non sono cose che dipendono dalla mia volontà, c'è proprio una difficoltà di connessione. Adesso vedo che qualcuno sta cominciando ad entrare. Ciao Anna, sei la prima e poi arrivano. Oh, ecco, mi sta dicendo Anna che ci sono. Vediamo un pochino, un paio di minuti. Si era interrotta la connessione, adesso dovrebbe andare bene. Vediamo se oggi siamo più fortunati dell'ultima volta. Intanto ho fatto un piccolo programma per la giornata di oggi. Per concludere un po' le letture. Ciao Silvana, ciao Mare Grazia. Ok, Lorena, Antonio, Adriano, chissà se vi siete preparati qualche domanda in queste 2 settimane che non ci siamo visti. Marisa, Luciana, Gioia, ciao Gilberto, chi è Gilberto? Gli amici si salutano tra di loro. Allora, quello che ho in animo di fare oggi è di leggervi ancora un brano di Kempis, uno di quei brani introduttivi di cui già vi ho parlato nelle occasioni precedenti, i brani introduttivi dei vari maestri che si alternavano attraverso Roberto Setti. E l'ultima volta siamo arrivati fino a pagina 103 del libro Dai mondi invisibili. E c'è tutta questa parte che prelude, presentando le varie voci, prelude all'insegnamento vero e proprio che è contenuto nella terza parte di questo volume. E abbiamo iniziato a leggere alcune cose di Kempis e abbiamo concluso con un piccolo frammento che vorrei, oggi di nuovo sono poche righe, le vorrei rileggere di nuovo per voi perché erano molto, molto belle. E poi vi leggerò un altro paio di frammenti da Kempis. Senza soffermarmi più di tanto sulla lettura di Kempis, perché Kempis sarà con noi in pratica ad ogni volta che noi prenderemo in mano la parte di insegnamento filosofico che è stata sviluppata quasi per intero proprio da questa guida spirituale. Perciò inizio leggendovi proprio queste poche righe che già la volta scorsa hanno concluso la lettura della volta scorsa. E dicono, in nome dell'uno, che nei cicli generatori prende l'universo stesso come sua forma, in nome dell'unica vita che respira in tutto l'universo, che si limita e manifesta nelle forme, in nome dell'irrefrenabile ed incessante evolversi di ogni vita. Possiate riconoscere l'illusione delle forme, possiate riconoscere la radice di ogni vita animatrice, possiate riconoscere l'unità spirituale dell'universo, a ciò che possiate essere consapevolmente uno col Padre. Amen.
Queste sono le parole che hanno concluso la nostra lettura di 2 settimane fa. Adesso salto un paio di paragrafi e vado a pagina 107, a un capitoletto che ha come titolo Verità e realtà. E qui dice Kempis, immaginate di essere al cospetto di una figura alta, quasi ieratica, che amava spesso passeggiare tra coloro che erano seduti in cerchio durante la seduta e quindi attraversare a larghe falcate il cerchio di coloro che erano presenti, oppure proprio camminando, passeggiando in cerchio all'interno della cerchia, con questa sua voce, con l'incedere della voce che era così alle volte molto potente, molto, una comunicativa molto forte, avvincente, altre volte delicata, quasi commossa a tratti. E dice Kempis, o natura, or dispensatrice di bellezza, gloria, potenza, agi, or di lacrime e miseria, sei tu madre o matrigna? Tu giochi con l'uomo, or l'innalzi all'apice della ricchezza, alle somme gerarchie del potere, alle sublimi vette del genio, or lo releghi nelle fitte tenebre dell'ignoranza. Perché? Ti chiede quest'uomo. Guardatevi attorno, che cosa vedete? Una immensa lotta. Il mondo è un campo di battaglia dove gli uomini si combattono, non senza ferocia, per l'esistenza. E che cosa si contendono i combattenti? Un palmo di terra in cui morire. E chi sono i vincitori? Al termine di pochi lustri, tutti son vinti dalla morte. Essa sola sembra essere la vera sovrana della terra che attende con pazienza ogni frutto della vita. Ogni forma che la vita crea, essa la dissolve, la cancella. O uomo, ricorda, ogni fulgore, ogni frastuono si spengono nella tomba, triste e greve premonizione. Eppure, dimenticando il terrore che essa può ispirarci, può esserci di ammonimento. Quale valore possiamo noi dare, infatti, a tutte quelle vanità della vita pensando ad una simile conclusione? E perché tanto ci affatichiamo per valorizzarla se questa non è la nostra dimora? Inutile insegnamento. Rinunciare a tutto? Mai. Dichiarare inutile ciò che è costato tanta fatica? Impossibile. Bisogna salvare il dolore. E il prete ci aiuta. La sofferenza di questo mondo, egli ci dice, sarà compensata nell'altro. Ai malvagi il fuoco eterno. Ciò è sufficiente ad illuderci. Tuttavia, la religione impone dei comandamenti e la non osservanza di questi può portare ad un castigo eterno. Così il conflitto non finisce. Gli onesti e sinceri con se stessi, vedendosi lontani dall'esatta osservanza dei precetti religiosi, si vedono votati all'eterno dolore. Ma di fronte all'inferno dei credenti, il nulla dei materialisti appare come una liberazione, o non si crede più. Tale agnosticismo non è peggiore di una fede che determini nell'individuo l'ipocrisia, lasciandone intatta la natura avida e crudele. Tuttavia, di quella fede non ha l'inibizione, per cui la lotta per l'esistenza fra individui atei assume toni più violenti e piani più scoperti. Guardate la città ai nostri piedi. È fatta di pietra e di fango, ma è simile ad una foresta. E i suoi abitanti si braccano l'un l'altro in cerca di potere, di guadagno, per saziare un'avidità non certo migliore di quella degli animali. È un crogiuolo
dove si fondono avidità, terrore, odio, indifferenza, formando una catena che si perpetua passando dall'uno all'altro di quegli esseri chiamati uomini, i quali, da questa breve distanza, neppure si vedono, tanto sono piccoli. Ma che accade? La catena si è rotta, estinta da un essere che in mezzo alla lotta per l'esistenza è tanto pazzo da lottare per la perfezione. Chi è costui? Forse un pazzo per andare controcorrente, per esporsi a tanta tortura. Forse conosce la verità. Verità. Che cos'è la verità? Neppure Cristo volle rispondere. Quante creature sono andate incontro alla morte per predicare quella che esse ritenevano essere la verità? Proprio in forza del loro sacrificio, avvinsero le folle, i cristiani alle belve, ma il cristianesimo sopravvisse. Al fuoco le streghe, e quella che era la più grande follia del Medioevo, tenne succuba l'umanità, non già nella paura del fuoco, ma di Satana. Quante creature hanno giurato di fronte all'Inquisizione di aver commesso con Satana i più inverosimili delitti, le più impossibili colpe. Sapevano a che cosa andavano incontro, eppure non esitavano pur di dire quella che per loro era verità. Povere creature, vittime delle loro stesse allucinazioni. Allora, voi vedete ciò che il vostro essere vi fa vedere, limitatamente ad un convenzionale postulato. La vostra verità quindi non è assoluta, ma l'una verità relativa vale l'altra. Vede la verità assoluta chi è assolutamente libero. Guardate quell'uomo. I suoi occhi esprimono insofferenza. È eccitabile al massimo. Giurereste di lui che è un assassino e invece è un povero diavolo che ha le scarpe strette. Verità, perché mostri tante facce? Risponde la verità, io sono quella che sono. L'uomo non sa e non vuole conoscermi. Così è. Pilato non avesti risposta perché non la comprendesti. Eppure essa è semplice, come tutte le cose forti. Verità è constatazione della realtà. Realtà è ciò che è e non ciò che appare. Vi rileggo queste ultime due righe. Verità è constatazione della realtà. Realtà è ciò che è e non ciò che appare. Prosegue Kempis argomentando su bene e male, a pagina 109. Voi volete sapere che cos'è il bene e che cos'è il male. Bene e male, un grande conflitto. Chi può dire quanto sia combattuto l'uomo in questa alternativa? Può essere che da un male nasca un bene? Può accadere che una creatura per rancore faccia ad un'altra qualcosa che essa crede male e l'operato risulti invece a vantaggio di quella che doveva esserne la vittima? Quanto male è stato fatto in nome del bene? Risponda chi dice di sapere che cosa è bene e che cosa è male. In ogni caso, per sapere con precisione bisogna attendere. Che cosa? Il giorno del giudizio, quando guarderemo le classifiche e ci rallegreremo della vittoria dell'uno o dell'altro. Se Dio è dalla parte del bene, questi non dovrebbe faticare molto a vincere. Ma se Satana riuscirà a strappare qualche punto, pardon, anima, sarà una sconfitta gloriosa a meno che, come si mormora, non sia Dio stesso a destinare, dopo averle create, le anime all'eterna dannazione. Questo per rendere meno amara la sconfitta di Satana. Quale generosità! Ed infatti è logico, l'inferno deve essere popolato, altrimenti perché esisterebbe? Il conflitto che riguarda il povero uomo non lo riguarda direttamente, serve per vedere se vincerà il bene o il male. L'uomo è un campo di battaglia,
dove le due forze si scontrano, scegliendo se dà un punto all'una o all'altra. Andare verso il bene è difficile e faticoso, verso il male è facile e agevole. Una volta scelto il bene, non è vinta la partita, c'è la tentazione che bisogna non ascoltare. Credendo tutto questo, non so come facciano a dire che l'uomo ha il libero arbitrio. Per giudicare serenamente e decidere con imparzialità, bisogna essere fuori da ogni influenza, dice Dante all'inizio del canto quarto del Paradiso. Intra due cibi, distanti e moventi d'un modo, prima si morria di fame, che liberuomo l'un recasse denti. Cioè, che quando la scelta non sia determinata da un motivo, è difficile scegliere, volendo significare che fra il bene e il male per l'uomo esisterebbe la stessa difficoltà di scelta se non vi fosse qualcosa che lo porta all'uno o all'altro. Anche chiamando questo qualcosa natura, potete voi dire che l'uomo ha libero arbitrio? Ma torniamo a noi. Sapere che cosa si deve o non si deve fare ha poca importanza, vista la scorrettezza di Satana nella gara. Questo signore furbo e scaltro non esita a mostrarvi il male camuffato da bene e voi ci cascate. Vorrei proprio vedere la faccia di colui che per tutta la vita ha creduto di aver fatto il bene e poi si accorge di essere stato giocato da Satana. Meno male che ancora non ho sentito dire che Dio mostri il bene camuffato da male, salvando contro sua volontà chi voleva dannarsi, altrimenti avrei creduto che non serva l'intenzione dell'individuo, ma il problema stia nel non essere ingannati. Se si crede che bene e male esistano su un piano assoluto, la questione riguarda Satana e l'Eterno. L'uomo c'entra solo di riflesso. Il dualismo bene e male in senso assoluto non esiste. Esiste questo dualismo per il singolo. La definizione di questi due elementi è varia e profondamente diversa fra due o più individui, se essi sono diversi uno dall'altro, o è simile se sono sullo stesso piano di evoluzione. Man mano che l'uomo evolve, l'orizzonte del bene e del male si dischiude, con questa differenza, che una creatura evoluta farà molte, chiamiamole, buone azioni e non farà, proprio perché evoluta, molte cattive azioni. L'uno è direttamente proporzionale, l'altro inversamente. In che termine può esistere una definizione generica di bene e di male? È bene tutto ciò che accelera l'evoluzione dell'individuo, è male ciò che la ritarda. In altra lezione abbiamo visto come nacque la differenziazione fra gli uomini, come i simili si siano raccolti in razze che evolvendo abbiano costituita una civiltà. Ora, essendo coloro che appartengono ad una stessa razza simili, si può dire che per sommi capi a quel popolo, si può dire per sommi capi appartenga a quel popolo, questo è bene e questo è male. Vedi i comandamenti di Mosè. La prima differenziazione, bene e male, è del tempo dei trogloditi, dei primi uomini. Un organismo, per vivere ed essere pienamente efficiente, deve pulsare in condizioni ambientali favorevoli. È vero che può adattarsi all'ambiente, ma questo adattamento è lento e non può superare un certo coefficiente. Le cause le cause che determinano il quale, cioè questo adattamento, non possiamo elencare in questa occasione. Quando un organismo, nel nostro caso uomo, si trova in un ambiente sfavorevole e non soddisfa alcuna necessità, avverte un senso di disagio che cessa col ristabilirsi delle condizioni a lui propizie. Sorge così il desiderio dell'ambiente favorevole e la ricerca di esso. In una parola, anche la mente funziona. Però eccedere nel soddisfare certe necessità può portare ad un senso di disagio, come eccedere nel non soddisfarle.
Sorge così il primo frammento di coscienza. A forza di piccole esperienze, la coscienza si costituisce. Questo piccolo paragrafo vorrei rileggervelo perché ci spiega molto del nostro funzionamento. Se riusciamo a cogliere quanto è vero per noi questo, a riportarlo dentro la nostra vita, a vedere come noi agiamo e scegliamo nella nostra vita in funzione di questo procedimento, che è un procedimento direi della natura, no? Che è un procedimento che ha a che fare con il nostro stare nel mondo legato a ciò che siamo, cioè degli esseri incarnati, con una dimensione proprio biologica, direi animalesca, animalesca non nel comportamento, ma proprio nella struttura. Dice, un organismo per vivere ed essere pienamente efficiente deve pulsare in condizioni ambientali favorevoli. Questo è di un'evidenza assoluta. Una pianta deve, per poter vivere, deve stare nel posto adatto a lei, avere quella quantità di luce che le serve, quella quantità di umidità che le serve, quindi deve, dice Kempis, pulsare in condizioni ambientali favorevoli, altrimenti non ce la fa, altrimenti muore. E questo vale per qualsiasi organismo, un organismo vegetale, un organismo animale, noi esseri umani, noi non possiamo. Noi viviamo qua sulla Terra, diciamo, perché la Terra è un ambiente favorevole, ma questo riguarda l'aspetto biologico. Poi c'è tutto invece l'aspetto più legato più a tutta la parte psichica che entra in gioco. Per noi deve essere favorevole anche l'ambiente psichico nel quale viviamo. Proseguendo, è vero che un organismo può adattarsi all'ambiente. Ma questo adattamento è lento e non può superare un certo coefficiente. Le cause che determinano il quale, cioè l'adattamento, non possiamo elencare in questa occasione. Quando un organismo, nel nostro caso un uomo, si trova in un ambiente sfavorevole e non soddisfa alcuna necessità, avverte un senso di disagio che cessa col ristabilirsi delle condizioni a lui propizie. Sorge così il desiderio dell'ambiente favorevole. Se mi trovo in un ambiente sfavorevole, sento il desiderio di un ambiente migliore per me, che mi permetta di sopravvivere, perché abbiamo detto che se le condizioni non sono favorevoli, l'organismo non sopravvive, l'uomo non sopravvive, non sopravvive organicamente, ma non sopravvive neanche psichicamente in un ambiente totalmente frustrante della sua vita, come vediamo in moltissimi casi, dove le persone non sono trattate come persone e alla fine muoiono proprio perché non sono trattate come persone. Allora dice Kempis, sorge così il desiderio dell'ambiente favorevole. Sono in un ambiente nel quale non sto bene, desidero trovare un ambiente dove mi sento bene. Sorge il desiderio dell'ambiente favorevole e la ricerca di esso. In una parola, dice Kempis, anche la mente funziona. Mentre una pianta che si trova ad essere magari portata da qualcuno in un ambiente a lei sfavorevole non può fare altro che sopportare quello che succede, l'uomo ha questa cosa in più. Può iniziare una ricerca di qualche cosa che lo soddisfi. Ha una mente da utilizzare in questo senso. Dice Kempis, però eccedere nel soddisfare certe necessità può portare a un senso di disagio come eccedere nel non soddisfarle. Sorge così il primo frammento di coscienza. Qual è la misura giusta tra ciò che mi fa bene e ciò che mi fa male? Mi manca qualche cosa, sono in un ambiente sfavorevole, non sono soddisfatto. Si mette in moto la mente per cercare un ambiente dove io possa essere soddisfatto di ciò che sta intorno a me, di quello che vivo, della qualità della vita. Quando eccedo in questo senso, anche questo può essere disagevole. Per esempio, io posso essere in un posto, vivere in un posto dove c'è sempre carestia, fame, mancanza di tutto, e quindi faccio di tutto per raggiungere un posto dove invece ci sia da mangiare, del benessere. Poi però magari arrivo in un posto dove questo lo trovo, me lo danno,
ne prendo in quantità eccessiva e questo non fa bene al mio corpo. E allora tutto questo passare dall'uno all'altra condizione, piano piano mi porta verso un punto di equilibrio. Si sviluppa un frammento di coscienza. A forza di piccole esperienze, la coscienza si costituisce. E qui ci ha già detto Kempis qual è la funzione dell'esistenza, costituire coscienza attraverso tante piccole esperienze, molto diverse, esistenze diverse, completamente diverse, dove la nostra mente si attiva per cercare di soddisfare alcuni bisogni e poi per cercare un equilibrio in questa soddisfazione. Proseguendo, a pagina 111, le prime comunità erano guidate dai più anziani che, esperti, facevano uso del loro buon senso. Ecco, nascere i primi veti, incomprensibili ai più giovani in esperienza, e le prime violazioni, le quali confermavano gli ordini giusti, smentivano quelli che non venivano né dall'esperienza né dall'intuito, ma dall'interesse personale di colui che comandava. Si ha così una morale della comunità che non ha ideali molto elevati, la generosità, il coraggio e via dicendo, ma abbastanza per produrre buoni effetti. Qui mi viene da sorridere perché ci dice, insomma, queste comunità non hanno questi ideali così elevati, la generosità, il coraggio. Ci dice implicitamente che generosità e coraggio non sarebbero questi ideali così elevati. Sono belli, certo, sono abbastanza per produrre dei buoni effetti, ma evidentemente c'è di più che possiamo esprimere. In seguito, dice Kempis, guide appositamente inviate con i loro insegnamenti fanno sì che l'ideale morale sia elevato. È interessante vedere come qui ci descrive come comincia una morale dentro una comunità. Noi ce la siamo trovata, fatta, costruita. È proprio qualcosa che abbiamo semplicemente trovato sulla nostra strada perché è qualcosa che viene dai secoli che ci hanno preceduto. Ma la morale si è costituita proprio dal fatto che prima ci si rivolgeva a qualcuno che per buon senso, per aver vissuto determinate esperienze, ci poteva indicare quali fossero le cose giuste da fare. Però i più giovani, quelli inesperti, mal sopportavano le indicazioni dei vecchi barbogi, i quali erano forse un po' pedanti, tendevano a frenare gli entusiasmi, mentre i giovani dovevano costantemente violare queste indicazioni che venivano dalle persone anziane. Di nuovo, la misura fra queste due posizioni determina una morale, determina qualcosa che viene riconosciuta da tutti come un modello utile al quale rifarsi per stabilire in qualche modo delle leggi o per orientare il traffico della vita fra le persone. E così nasce una morale della comunità, con ideali tutto sommato non così elevati, generosità, coraggio e via dicendo, ma abbastanza per produrre buoni effetti. E poi delle guide appositamente inviati con i loro insegnamenti, e qui mi viene in mente la figura del Cristo, per esempio, fanno sì che questo morale sia più elevato. Il concetto di bene e di male che avevano i primi uomini, naturalmente, non è simile al vostro, in quanto era riferibile esclusivamente alla loro vita, diciamo, animale. Però, man mano che le guide portavano i loro insegnamenti, questo concetto si sublimava fino ad arrivare ai più alti che siano esistiti sulla terra. Ecco che cos'è la legge e il comandamento. La legge e il comandamento è freno per l'inevoluto, norma di vita per l'evoluto,
freno per l'inevoluto, norma di vita per l'evoluto. Questo ci dice che l'inevoluto ha bisogno di regole. L'inevoluto ha bisogno dei comandamenti, ha bisogno che uno gli dica appunto cosa è bene e cosa è male, questo è il comportamento che devi tenere, e anche dei limiti al suo comportamento. Per l'evoluto invece è la sua naturale espressione, è norma della sua vita. Avviene così, perché ce l'ha in sé per evoluzione. L'uno, cioè l'inevoluto, se la teme, ne è limitato. Parla della legge. Ne è limitato perché essa dovrebbe essere perseguita, non perseguire. Perseguita vuol dire abbracciata, seguita, no? E non perseguire, che vuol dire ti obbligo ad obbedire. L'altro, cioè l'evoluto, avendo tutte le virtù che essa descrive, trova che riflette la sua natura e la sua coscienza e non deve fare nessun sacrificio per seguirla, esprime semplicemente se stesso, cioè l'evoluzione che incarna nella sua esistenza. I re e i sacerdoti della terra hanno stabilito gravi pene per coloro che non osservano la legge loro, in modo che le creature non vedono più in essa un ideale morale da raggiungere, ma la convenienza per non incorrere nel castigo. Ecco allora che il dualismo bene e male non sussiste più per la coscienza che l'individuo sta acquistando, ma per paura della punizione. Capite bene che questo è qualcosa che noi stessi abbiamo conosciuto, perlomeno io ho conosciuto quando ero molto piccolo. Quello che veniva insegnato è che se tu non fai questa cosa verrai punito, se non ti comporti bene andrai all'inferno. E allora mi devo comportare bene non perché sto osservando qualche cosa di bello, una legge morale, utile, bella, che voglio che sia dentro di me, perché io possa esprimere una buona qualità di vita seguendo quella legge, ma la seguo perché temo, se no, di andare all'inferno, di avere una punizione, di dover subire qualche cosa perché non sono stato aderente a quella legge. Affermo, dice Kempis, il bene e il male sono relativi e voglio significare non giudicate le creature. Purtroppo voi vi servite di quello che affermo per scusare i vostri errori, vi servite di quello che voglio significare per dire non condannatemi, non ho sbagliato, è un modo di intendere per uso vostro, ma riuscite ad ingannare la vostra coscienza? Coscienza, ho detto. Che cos'è la coscienza? Quale funzione ha rispetto a bene e male? Chi dice che bene e male non sono relativi afferma che l'uomo, il quale non conosca i comandamenti di Mosè né le altre rivelazioni del divino volere, ha la coscienza che lo guida, perché essa sarebbe una specie di esperanto del quale si servirebbe il buon Dio per far conoscere all'umano la sua volontà. Però ho sentito anche dire che la coscienza può essere sbagliata, ed infatti dico io, l'intere tribù dell'Africa, ad esempio, di intere tribù dell'Africa, nessuno c'è che trovi scorretto trucidare il proprio nemico, anche se questo è definito tale per futili motivi. Che ci sta dicendo qua Kempis? Che in realtà il bene e il male appartengono a dei gruppi, a delle culture, a dei modi di pensare. Ogni gruppo, ogni cultura alla quale si può appartenere o non appartenere, ha una sua idea sul bene e sul male. E perciò fare qualche cosa che per la mia cultura è un male, per un altro può essere un bene. E quindi effettivamente per la coscienza della cultura o del gruppo di appartenenza, bene e male sono cose molto relative, molto soggettive, non sono assolute. Fra queste due definizioni pare vi sia un contrasto non solo apparente, ma non è il solo nella religione dei dogmi. Beati quelli che credono senza toccare con mano, è detto. E infatti, beati sono quelli che riescono a superare una passione senza dover sperimentare direttamente. Però non si dice
Dannati voi siete se non credete ciecamente. Credere è vedere. Che cosa vuol dire allora credere ciecamente? Vuol dire essere dei fanatici. Credere ciecamente vuol dire essere dei fanatici. Se vi sono delle cose a voi incomprensibili, data la loro elevatezza, i maestri vi dicono un giorno comprenderete, il che è ben diverso dal credi ciecamente. Sarebbe come dire a un cieco, tu devi vedere la luce perché io la vedo. Alcuni credono che la coscienza sia il frutto dell'educazione avuta e dell'ambiente nel quale si è vissuti. Vi sono dei fatti che smentiscono questo, però generalmente sono pochi perché in genere l'individuo nasce nell'ambiente che più gli si confà dal punto di vista evoluzione. Questo è un altro punto interessante, eh? Vedete, io non mi soffermo più di tanto perché poi entreremo dentro l'insegnamento e queste cose le vedremo un pochino più a fondo, ma pensate che la maggior parte di noi, accede alla vita, entra nella vita proprio nell'ambiente che più gli si confà, sia per il grado di evoluzione raggiunta, sia per quello che deve compiere come esperienza, come percorso evolutivo in questa vita. Alcuni credono, allora, vi sono dei fatti che smentiscono questo, però generalmente sono pochi perché in genere l'individuo nasce nell'ambiente che più gli si confà dal punto di vista evoluzione. Per questo vi sono delle famiglie che si tramandano di padre in figlio l'arte del rubare, ma colui che avesse superato una tale esperienza e che quindi non può riuscire a fare il ladro, anche se gli fosse insegnato, non ruberebbe. I fatti lo dimostrano. La coscienza è il frutto dell'esperienza avuta direttamente o da altri. Qui dà una definizione di coscienza che non ha più a che vedere con la buona o con la cattiva coscienza. Si sta parlando d'altro. È qualcosa che costituisce l'essere umano e lo accompagna e che fa parte della sua evoluzione, è il grado di evoluzione raggiunta che esprime un certo grado di coscienza. La coscienza è il frutto dell'esperienza avuta direttamente o da altri. Nel momento che l'individuo dice io sto bene o male, è un centro di coscienza. Nel momento che è conscio di un bene o di un male, la sua coscienza si è costituita e comincia a raffrontare il suo vivere con l'ideale nato da un bene conosciuto e ritenuto tale. Così la coscienza di un selvaggio è sbagliata in confronto a quella di un San Francesco, ma sarebbe entrambe esprimono quanto di più elevato possono concepire quelle individualità al rispettivo punto di evoluzione. Ecco perché vi diciamo bene e male sono relativi. Lo ripeto volendo significare non giudicate le creature. Questo piccolo paragrafo sarebbe di quelli da segnare, estrapolare da qua, scriverselo e tenerselo lì da una parte, perché è molto denso di concetti estremamente importanti. Ve lo rileggo. 1. La coscienza è il frutto dell'esperienza avuta direttamente o da altri. Nel momento che l'individuo dice io sto bene o male, è un centro di coscienza. Quando dice io sto bene o male, ha una capacità autoriflessiva, si può ascoltare e può affermare io sto bene o male. In quel momento lui è un centro di coscienza. Non è più come una pianta un centro di sensibilità e di espressione, perché la pianta non dice io sto male o sto bene, oppure io ho sete, io ho caldo. Percepisce il caldo, percepisce l'arsura, percepisce l'umidità, che producono un effetto nella pianta, ma non c'è un io che considera se stesso. Quando c'è la capacità di auto-osservazione, c'è la coscienza in atto, c'è un centro di coscienza, non più un centro di sensibilità e di espressione, ma un centro di coscienza e di espressione. Allora, quando l'individuo dice io sto bene o male, è un centro di coscienza. Nel momento che è conscio
di un bene o di un male, la sua coscienza si è costituita e comincia a raffrontare il suo vivere con cosa? Con l'ideale nato da un bene conosciuto e ritenuto tale. Cioè, esiste un bene conosciuto, una via indicata, una dottrina, un pensiero che lui riconosce come un bene e comincia a confrontare ciò che vive, che sperimenta, che fa, che vede intorno a sé con quell'ideale. E in questo confronto con l'ideale si accresce la sua esperienza e la sua coscienza matura. Così, questo è bellissimo. La coscienza di un selvaggio è sbagliata in confronto a quella di un San Francesco. Ovviamente. Ma entrambe esprimono quanto di più elevato possono concepire quelle individualità al rispettivo punto di evoluzione. Come dire, vanno bene tutte e due. Va bene la coscienza del selvaggio, come va bene la coscienza di un San Francesco. Non sono paragonabili fra di loro. Ognuna esprime quella che è nel momento in cui è, nella fase evolutiva in cui si trova. E per questo dice, ecco perché vi diciamo bene e male sono relativi. Lo ripeto, volendo significare, non giudicate le creature. Perché naturalmente noi questi giudizi li esprimiamo in che modo? Questi giudizi noi li esprimiamo secondo le nostre categorie, cioè abbiamo quegli ideali e diciamo rispetto a quegli ideali, beh, San Francesco è San Francesco, selvaggio, poverino, ma ti pare? Invece quel selvaggio fa tutto esattamente quello che deve fare per il suo grado evolutivo e non lo possiamo giudicare per questo, cioè non possiamo pretendere da lui che sia in qualche modo vicino all'espressione di una persona più evoluta. Non servitevi dell'insegnamento dei maestri unicamente per condannare chi è andato contro di essi. Non è questo lo scopo per il quale furono dati. Ogni maestro ha sempre cercato di elevare l'ideale morale dell'individuo. Man mano che l'umanità evolve, ideali morali sempre più elevati sono prospettati ad essa, così come al fanciullo sono impartite in più lezioni nozioni sempre più ampie. Ma in ultima analisi, ciascuna di esse, semplice o complessa, è ugualmente formativa. Queste sono dei paragrafi preziosissimi per capire qualcosa di più della nostra realtà. Se voi credete che non vi siano degli insegnamenti più elevati dell'altruismo, vi sbagliate. Se credete che noi vi diamo i più alti insegnamenti, siete dei presuntuosi. Le guide non hanno mai potuto dare all'umanità insegnamenti più elevati se non quelli che essa poteva comprendere. Pensate, noi abbiamo ricevuto gli insegnamenti più elevati che potevamo ricevere per quello che potevamo contenere, per la nostra capacità di comprendere quello che ci veniva insegnato. Perché è inutile che ci vengano dette cose ancora più elevate se non riusciamo ancora a contenere quelle che ci sono state dette prima. Mettete un fanciullo che non sappia leggere di fronte ad un trattato di medicina e ditemi se può diventare un dottore. Voi non sapete leggere e dovete essere dottori. In quali termini può sussistere allora un confronto fra gli insegnamenti dei maestri? Non uccidere, ha detto Mosè. Voi avete udito che vi fu detto dagli antichi non uccidere e chiunque avrà ucciso sarà sottoposto a tribunale. Ma io vi dico che chiunque si adira con il proprio fratello sarà sottoposto a tribunale e chi gli avrà detto raca sarà sottoposto al Sinedrio e chi gli avrà detto pazzo sarà condannato al fuoco. Matteo 5, 21, 23.
dall'uccidere, tollerato come cerimonia religiosa, al veto di Mosè, dall'uccidere tollerato come debito d'onore alla condanna fattane dal Cristo. In questi termini, e solo in questi, può esistere un confronto fra gli insegnamenti, fra le rivelazioni, per vedere un progresso, per scoprire che ogni maestro ha ritenuto determinante solo l'insegnamento che poteva essere compreso, quindi assimilato, quindi seguito. È conscio colui che non sa? No. È responsabile dei propri errori colui che li ha commessi senza esserne conscio? Ma giacché dite di sapere che cosa è bene e che cosa è male, spiegatemi perché fate la guerra. Una volta che vi è stato detto di non infierire contro il vostro fratello né con l'arma né con la parola. Legittima difesa. Se questa difesa è un omicidio, diviene legittima. Per paura che altri vi uccida, uccidete. Rendete legittima non la difesa, l'offesa. Nel momento che arbitrariamente dite guerra, dimenticate il non uccidere di Mosè e chiamate le creature all'omicidio. Anzi, per spronarle, benedite le armi e le bandiere. È chiamato complice colui che aiuta un colpevole a sfuggire la legge e il suo castigo, ma l'avvocato difensore. Che cosa fa, fratelli? Anche per voi, quindi, alcune cose si spostano rispetto alle coordinate, bene, male. Ma sono proprio quelle che non dovrebbero spostarsi. Fra il vostro concetto di bene e male e il nostro, vi è questa differenza. Voi dite che bene e male sono universalmente distinti e definiti, salvo poi a comportarvi in modo non consono a quello che dite di credere. Noi diciamo non può esistere una definizione universale di bene e di male se non in questi termini. È bene tutto ciò che accelera l'evoluzione dell'individuo, è male tutto ciò che la rallenta, che la ritarda. Ora, l'accelerare o il ritardare l'evoluzione dell'individuo è una questione che riguarda il singolo, in quanto dipende dal karma individuale. Quindi il bene e il male non possono che essere relativi. Qui c'è un passaggio, queste tre righe, c'è un passaggio importantissimo. L'accelerare o il ritardare l'evoluzione dell'individuo è una questione che riguarda il singolo. Quindi siamo già fuori dalle regole che descrivono un bene e un male assoluto e uguale per tutti. In quanto dipende dal karma individuale, quindi neanche tanto dalla possibilità della persona di sottrarsi a una tentazione, compiere qualche cosa che secondo come dire, le leggi vigenti è male oppure bene, no? Ma c'è un karma individuale, un karma vuol dire qualcosa che ha a che fare molto in profondità con una persona che è incarnata, che riguarda il suo percorso evolutivo, ciò che c'è stato prima di lui, che cosa si prepara per i momenti che verranno successivamente. Quindi c'è qualche cosa che è al di sopra della capacità, della possibilità dell'uomo di scegliere, agire, liberarsi da alcune condizioni. Quindi, dice Kempis, il bene e il male non possono che essere relativi, del resto non esistono delle cose buone o cattive in senso assoluto. In natura può essere nociva ad una creatura una cosa che ad un'altra è indifferente o addirittura corroborante. Vi servite di certi oggetti o sostanze per mettere in atto le vostre azioni, vedi ad esempio l'arma con la quale uccidete il vostro nemico, ma l'oggetto in sé non è né buono né cattivo. È un mezzo della vostra intenzione. Quando vi diciamo non uccidete, non uccidere e non rubare, vogliamo significare non avere l'intenzione di uccidere o di rubare,
Ma poniamo ad esempio che una creatura abbia un grande desiderio di impossessarsi di cose altrui finché un giorno commette un furto. Le conseguenze di ciò sono tali che essa non ruberà più. E non avrà più il desiderio di impossessarsi di cose altrui. Ora, ditemi, fratelli, il furto in sé è stato un bene o un male? Né questo né quello, a meno che non lo si riferisca alla vittima o al ladro. Riferiamolo al ladro, secondo Mosè, un male. Ma quanti furti avrebbe commesso in cuor suo quella creatura se non ne avesse commesso uno di fatto? Per quanto tempo sarebbe stato ladro se non avesse commesso un furto? Ditemi, fratelli, potete giudicare le creature? Un selvaggio non può essere imputato moralmente di quello che potrebbe esserlo un San Francesco. Però un San Francesco non si sognerebbe mai di fare alcune cose che fa un selvaggio. Caterina da Siena rubava per dare ai poveri, ma la sua intenzione era tale che potesse risultarne macchiata? Così, anche nell'evoluzione, vi è un ritmo. È perché lo si vuole accelerare, che si dice convinciti che per te fare quella cosa è male, cioè una perdita di tempo. Ma chi non segue il consiglio giunge ugualmente alla meta, sia pure con lentezza e sofferenza. Come gli oggetti non sono che mezzi per mettere in atto le vostre intenzioni, l'azione in sé è un insieme di movimenti privi di significato morale, se non la si giudica, se non la si considera alla luce dell'intenzione e della conseguenza, e dall'una considerazione all'altra può cambiare significato. Voi direte, a questo punto non sappiamo più come comportarci. E io vi dico, seguite l'ideale morale più alto da voi concepito e la vostra coscienza concepirà ideali morali sempre più elevati. Ma non rimandate nel futuro, non agite come se aveste di fronte a voi tutta una vita, non attendete l'occasione del domani, avete un solo giorno. Avete un solo giorno, perché la vita è l'eterno presente. Questo giorno è oggi. Il passato è il ricordo di un mondo trascorso, il futuro, immaginazione di uno non ancora definito, due mondi che non sono i vostri, ai quali voi non appartenete. Ed è importante appartenere al proprio mondo, e il vostro mondo è oggi. Siate quello che siete, non quello che foste o che vorreste essere. Voi dite, il tempo passa e l'uomo invecchia. Avete ragione, ma io vi dico che se l'uomo passasse con il tempo, non invecchierebbe. In verità, una creatura invecchia quando non cambia, quando non si trasforma, quando si cristallizza, in una parola, quando vuole restare quello che era. Allora e solo allora appartiene al passato. Il presente è la vita e voi vivete restando nel presente, cioè nascendo e morendo ogni giorno. La vita è continua trasformazione, più esattamente rinnovazione. Questo è valido per la vita nel senso assoluto, per la vita nel senso relativo. Tutto ciò che è, esiste. Tutto ciò che esiste, vive. Tutto ciò che vive, si rinnova. La vita dell'individuo è il suo rinnovarsi. Il trasformarsi per rinnovarsi è evoluzione. La vita è evoluzione. L'individuo è, quindi esiste, quindi vive. Anche questo qua è un paragrafo da leggere e rileggere. È densissimo, sembra di una certa facilità, lo è nella lettura. Ma sapeste quanti spunti contiene questo piccolo paragrafo? Noi stiamo dentro la vita veramente,
rimanendo nel presente, essendo il presente. Tutto ciò che è esiste, tutto ciò che esiste vive, tutto ciò che vive si rinnova. Quindi essere nuovi continuamente, continuamente, continuamente. Poi dopo leggo un po' delle cose che avete scritto qua. I veicoli dell'esistenza, vita, evoluzione, dell'individuo, fanno parte di tanti piani di esistenza, vita e evoluzione, che sono in realtà un tutto, sono inscindibili. Ora, questi veicoli, non essendo delle individualità, ma degli elementi, non evolvono singolarmente, evolve il tutto a cui essi appartengono. Ogni cosa per vivere deve trasformarsi, rinnovarsi, e per rinnovarsi morire. Anche l'uomo deve morire, come il giorno. Essere nuovi ogni giorno significa non temere la legge, ma amare, amarla, amare la legge. Che cosa vuol dire tu non hai timor di Dio? No, io non lo temo perché lo amo e per questo gli rendo gloria ogni giorno e non avendo paura di lui, ogni azione che faccio è spontanea, sincera. Anche un uomo apprezzerebbe di più poche azioni fattegli per impulso d'amore che molte per paura. Ma non crediate che io voglia giustificarvi né tantomeno scagionarvi dalle vostre colpe. Voi dovreste stare ai comandamenti di Mosè, come la coscienza di un San Francesco sta a quella di un selvaggio. Voi dovreste stare ai comandamenti di Mosè, come la coscienza di San Francesco sta a quella di un selvaggio. Questo vogliamo significare. Voi dunque, che seguite scrupolosamente le leggi, i comandamenti, i precetti e via dicendo, sappiate che forse state sciupando la vostra vita come colui che non li segue affatto. Questo vogliamo significarmi e qui mi fermo per non avvilirvi. Adesso io salto, ci sono varie cose molto belle, però non vorrei aggiungere altro a questo capitolo che abbiamo letto, che è veramente denso di cose che andrebbero meditate, meditate veramente a lungo. Quindi io mi fermo lì dove Kempis inizierà a parlare delle gamme della sensibilità. È un capitoletto interessante che leggeremo la prossima volta, ma già qui si comincia a percepire qualche cosa di quello che Kempis prepara per noi. Vediamo un po'. Cerco di leggere qualche cosa. Vediamo. Ah beh, questa domanda di Lucky Valente. Ma se seguo l'ideale più alto che riesco a concepire, non sto tradendo me stesso, non mi sto sforzando di essere ciò che magari non sono. Claudio ci dice di osservarci e conoscerci, praticamente di non indossare abiti non nostri. Non sono in contraddizione questi due consigli, ma credo che, per quel che ne capisco io, che abbia più a che fare con sono due piani diversi. Ne direi proprio questo, che sono due piani diversi, a parte che nelle pagine, nelle righe che abbiamo letto successivamente, abbiamo visto come lui ci dice appunto, seguite come ci è stato insegnato di seguire certi comandamenti, certi modi, certe espressioni dell'esistenza, avere certi comportamenti, e in realtà può essere in qualche misura come un po' sprecare la nostra vita, perché andiamo dietro a delle tavole scritte, a delle leggi, non sentendole dentro di sé, no? Non incarnandole. Seguire invece alcune cose che fanno parte dei comandamenti o di una morale o di una nostra etica personale, seguirle perché le sentiamo nostre, no? Seguire
i più alti insegnamenti morali non perché ci vengono imposti dall'alto, ma perché li sentiamo nostri, sentiamo che sono giusti, che vanno bene per noi e che vanno bene anche per gli altri, se riuscissero a seguirli, e che ci darebbero una società migliore, quello non sarebbe tradire noi stessi. Quindi dipende molto dove ci collochiamo evolutivamente. Direi una cosa però. Direi che se una coscienza si è costituita al punto tale da incontrare dei comandamenti e poter ragionare su quei comandamenti, quella coscienza lì non è una di quelle coscienze che incontra un comandamento ma lo segue supinamente senza neanche capire la profondità di quello che indica, ma semplicemente perché seguire il comandamento è quello che va fatto, si è stabilito che vada fatto così, e se poi non lo seguo, sarò punito, ne avrò un danno di qualche tipo e via dicendo. Ecco, sono due posizioni diverse. Se io incontro qualche cosa e ci rifletto e mi viene da domandarmi, ma questa cosa che mi viene proposta è alla mia portata? È qualcosa che capisco che è la cosa giusta da fare, ma ce la faccio, sono sicuro di farcela, e se provo a seguirlo, perché lo seguo? Cioè mi confronto con questo comandamento, con questa indicazione, questa legge, questo comportamento, quello che volete voi. Se faccio questo, sto esprimendo una coscienza capace di riflettere su se stessa, cioè sul proprio io, e di osservare il punto in cui quell'io si trova. Ecco, credo che questo possa essere una giusta sintesi tra sapere, sentire più che sapere, sentire che cosa è bene e cercare di capire quanto è mia quella posizione, quanto è esterna a me, quanto la vorrei raggiungere per sentirmi migliore e quindi conquistare qualche cosa al proprio io, oppure perché effettivamente questa cosa che io incontro mi corrisponde. Ci sono persone che seguono nel senso che esprimono alcune leggi morali, le esprimono in maniera del tutto naturale. Sono persone aperte, luminose, molto spesso semplici, che sono naturalmente accoglienti, disponibili, vanno verso gli altri, ma non perché c'è una legge che gliel'ha indicato. Loro sono così, si esprimono così. Loro stanno seguendo quella legge e sono se stessi mentre lo fanno. Quindi si tratta di capire bene, avere chiare queste posizioni e poi, come dice Claudio, osservarsi mentre proviamo a seguire qualche cosa. Qui scrivete un sacco di cose. Sì. Ah, mamma mia, ci sarebbe da stare qua ora a parlare con voi. Qui dice, una verità è quella che dai fuori per non ferire, una verità è quella per te stesso. Jung Pan, i maestri consigliavano di non agire diversamente quando si sentiva, salvo che questo agire non recasse nocumento. Sì, è vero. Ad altri, sì, infatti, questa è una posizione che a me sembra corretta, poi non tutti riescono ovviamente a sostenerla, e cioè quella di cercare di essere se stessi e limitarsi per quanto si può, per quanto si riesce nel proprio agire, quando in qualche modo non si è a braccetto con se stessi, per non ferire altre persone, perché se io scelgo di fare un'azione, di non fare un'azione che invece vorrei fare e sento che se fossi libero di farla la farei proprio per mio piacere, magari riesco a non farla per non ferire qualcuno, anche se questo non va tanto a vantaggio mio. Quindi diciamo che quando cominciamo a confrontarci con questi temi, l'altro diventa più presente dentro di noi, l'altro diventa un punto di confronto per quello che io sono e posso fare, non solo per me stesso, ma anche intorno a me. E lì posso imparare molto, posso imparare molto.
Potete approfondire la questione del karma individuale all'inizio di pagina 114, accelerare o ritardare l'evoluzione dell'individuo, è una questione che riguarda il singolo. Sì, questa è una questione molto delicata, è una questione a cui dedicheremo molto spazio andando avanti, per cui solo per accennare appena appena. Noi in realtà quando veniamo al mondo non siamo, come dire, delle anime intonse, no? Possiamo essere, senza neanche saperlo, delle anime molto antiche, in realtà, senza saperlo perché magari durante un'esistenza dobbiamo, proprio per i processi evolutivi, per il percorso evolutivo che stiamo facendo, dobbiamo manifestare un'esistenza in cui quell'antichità di anima, viene tenuta un po' in disparte, per poter interpretare una vita invece in cui alcune cose sono ancora da mettere bene a fuoco, alcuni nodi da sciogliere. Perciò in realtà non sappiamo l'ampiezza del sentire, della coscienza alla quale noi, siamo, nella quale noi siamo radicati come esperienza, ma sicuramente ognuno di noi ha alle sue spalle, nella sua storia evolutiva, ha tantissima esperienza, ha mosso tante azioni, quindi tante cause, e quindi ci sono gli effetti di quelle cause, che poi è il karma che noi incontriamo, che possono essere aspetti karmici positivi o aspetti karmici negativi, ma ci sono, fanno parte di noi, non è qualcosa che ci arriva dall'esterno come calato dall'alto senza una motivazione, è tutto un andamento concatenato con tutte le altre esistenze alle quali noi siamo legati, a cui il nostro destino esistenziale è legato. E noi stessi, agendo oggi, prepariamo il destino e il karma di chi verrà dopo di noi concatenato a noi stessi. Quindi, essendo tutto così concatenato, si può dire che non abbiamo tutta questa facoltà di prendere decisioni, libertà di essere chi vorremmo, chi ci piacerebbe essere, o anelare a chissà quali posizioni e riuscire ad ottenerle, perché potrebbe far parte del nostro karma non poterle ottenere quelle posizioni, non riuscire a raggiungere quelle mete, perché magari in altre esistenze qualcuno collegato a noi di quelle mete si è disinteressato nel momento in cui invece poteva farne un'espressione preziosa, e quindi noi oggi non riusciamo ad ottenere alcune cose che vorremmo, sentiremmo giuste per noi, e via via via. Ho fatto un esempio fra gli infiniti che si possono fare, per dire semplicemente che c'è tutta una storia oltre quella che noi conosciamo di noi stessi e che conosciamo della nostra famiglia, c'è tutta una storia che riguarda l'enorme famiglia delle esistenze vissute, dove tante cause sono state mosse, tanti effetti giungono, ci raggiungono quando siamo pronti a confrontarci con questi effetti, e quindi non abbiamo poi tutta questa libertà, di azione, perché il nostro percorso evolutivo prevede alcune determinate fondamentali esperienze nella nostra vita. Qui c'è una domanda strana. Se una persona avesse il sentire di Nella Bonora o di Lorena Olandi prima di venire in contatto con il cerchio, avrebbe speranza di destarsi dal buio? È una domanda che non capisco bene, come se volesse dirmi qualche cosa che forse intuisco. Comunque, diciamo, se una persona avesse il sentire di uno o l'altro o di chiunque, e se una persona avesse il sentire di Nella Bonora, per esempio, di Lorena Olandi, sarebbe o Nella Bonora o Lorena Olandi, perché nessuno può avere il sentire di un altro. E quindi, se ci riferiamo a queste due persone, niente sappiamo di loro, se non quelle che hanno manifestato come esseri umani vivendo. E sono state due belle espressioni umane, molto ricche, profonde, molto. Io li ho conosciuti entrambi, persone molto belle, che mi hanno molto arricchito. E poi
poi c'è questo finale, dice, prima di incontrato con il cerchio avrebbe speranza di destarsi dal buio, ma da quale buio? Perché abbiamo appena detto che qualsiasi esperienza che noi viviamo fa parte di un percorso evolutivo, può essere un'esperienza faticosa, in questo senso forse tu intendi buio, ma in realtà qualsiasi esperienza è un'esperienza su quel percorso evolutivo e quindi è un'esperienza comunque luminosa, anche quando appare essere buia. Come dice Kempis, a un certo punto della lettura che abbiamo fatto, dice: ma c'è qualcuno che ti fa del male, poi questo male si traduce, si trasforma in un'altra cosa. Allora, ti ha fatto del male o ti ha fatto del bene? E qui la stessa cosa si può dire del buio e della luce, no? Ogni cosa di cui noi facciamo esperienza, in realtà sappiamo che è fondamentale per il percorso nel quale siamo incamminati. Sì. Oddio, non sono così bravo a usare questo strumento. Allora, vi ringrazio tutti delle belle cose che dite. C'è un riferimento al loro percorso di dolore prima di conoscere il cerchio. Ah, ecco, ora capisco un po' meglio. Questa persona dice: ma sia nella Bonora che Loreno Landi, che io ho un po' descritto nei volumi della storia del cerchio, hanno avuto una vita faticosa inizialmente, e l'incontro con i maestri del cerchio per loro ha rappresentato come dice. Adesso capisco cosa intendeva lui per buio, per loro ha rappresentato proprio l'uscita da un tunnel oscuro e trovare una luce. Ma devo anche aggiungere che quel tunnel era in loro come era in loro quella luce che li ha tratti fuori dal tunnel. Tutto è avvenuto da loro in loro stessi, in loro, nel loro percorso evolutivo. C'era un'esperienza di dolore importante, di sofferenza, e un'esperienza altrettanto importante, di luce attraverso l'insegnamento dei maestri. Era qualcosa che loro hanno poi vissuto ognuno a modo suo e che ha trasformato la loro esistenza, ma non l'ha trasformata dall'esterno. È questo quello che ci spingono a capire i maestri costantemente, ma ci sarà modo di capirlo ancora meglio. Adesso, cari amici, devo proprio interrompere, mi dispiace, ma oggi non posso proseguire, ma questa chiacchierata mi sarebbe molto piaciuta invece proseguirla. Avete fatto delle domande molto interessanti e vi sono molto grato di aver avuto la pazienza di passare questa piccola ora insieme a me. Noi ci rivedremo fra un paio di settimane di nuovo. Credo che ci farà piacere leggere ancora Kempis. Poi, subito dopo Kempis, non so se avremo modo quella volta lì di leggere anche qualche cosa del Fratello Orientale. E poi finalmente lasceremo, scioglieremo le vele ed entreremo nel vivo dell'insegnamento dei maestri del Cerchio Firenze 77. Intanto vi auguro di passare due buonissime settimane, di avvantaggiarvi nella lettura, di riflettere su quello che abbiamo letto insieme, e se vi vengono domande, chi lo sa, magari mi riesce anche di rispondervi. A presto, un caro saluto a tutti.